Lo spettacolo Caro Scala Scollage è stato appositamente commissionato al poeta Valerio Magrelli, autore del testo ispirato alla biografia della cantante, e a due compositori, Franco Piersanti e Bruno Moretti. La scelta di commissionare un'opera è un po' in linea anche con l'idea di riproporre quasi una vecchia usanza del passato, cioè quella di commissionare una cantata, perché l'opera che verrà eseguita è appunto la cantata, cioè un genere appositamente destinato a celebrare un'occasione particolare, un personaggio, e dunque ricongiungere la figura della Callas con l'alveo, diciamo, originario della celebrazione in ambito musicale. E poi c'è anche il dettaglio, diciamo, di considerare la commissione, di voler considerare la commissione come di un'opera, di una nuova opera, come qualcosa che può ancora giocare un ruolo all'interno della società moderna, nonostante chiaramente rispetto al passato questa pratica abbia minore importanza e sia meno diffusa di quanto non fosse un tempo. L'interesse per Maria Callas deriva anzitutto dal desiderio di approfondire anche il ruolo degli interpreti nella storia della musica, che di solito è stata sempre fondata sul contributo dei compositori, cioè di coloro che hanno poi composto effettivamente le musiche, mentre sempre minore attenzione era stata riservata agli esecutori, alle cantanti, agli strumentisti, che invece poi rendono possibile la fruizione sonora appunto delle opere che i compositori stessi scrivono. Quindi alla base c'è il desiderio anche di rivalutare il ruolo dell'interpretazione, la storia dell'interpretazione all'interno dell'evoluzione dei linguaggi musicali, della storia stessa della musica nella cultura occidentale. E d'altra parte anche l'interesse per Maria Callas nasce da un precedente convegno che si era organizzato proprio a Roma 3 nel 2007, in occasione del trentennale della morte dell'artista, dai cui esiti poi è nato un volume, pubblicato nella sua prima edizione nel 2016 da Quodlibet, e che oggi arriva alla sua terza edizione, un po' rivista, diciamo, e corretta, con qualche piccola aggiunta, una edizione curata da me, da Jacopo Pellegrini, che è stata considerata un po' come un lavoro scientifico di riferimento su quest'artista, perché la colloca anche non soltanto all'interno della storia dell'opera lirica, ma anche un po' all'interno della storia della cultura italiana del Novecento.